Proseguono i lavori per rimuovere l'amianto dagli immobili del comune di Fano. All'ex ammattatoio si è svolto oggi un sopralluogo dell'ASUR e dell'Enel. Al palazzetto dello sport Salvador Allende gli interventi inizieranno già da domani, mentre alla palestra Venturini si procederà con l'allestimento del cantiere. Ma questi non sono gli unici lavori in programma nella città di Fano, ce ne parla l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini. Sono in corso d'opera gli altri interventi, quelli ad esempio che hanno interessato un manufatto nella zona della pista di kart e che interessano le case coloniche e gli altri edifici di proprietà comunale del comune di Fano in questo territorio. Quindi grandi operazioni in corso e grande attenzione da parte dei tecnici perché lavoriamo con l'amianto, quindi ci vuole molta cautela. Nei prossimi giorni poi verrà avviato lo sfalcio dell'erba lungo la ciclabile Fano-Pesaro, in particolare nel primo tratto che va da Via Moletto ai parcheggi di Gimarra. Lavori per la difesa della costa invece stanno interessando Viale Ruggeri. Con quelle poche migliaia di euro si riescono a posare in opera una decina di massi per rinforzare il punto più eroso di Viale Ruggeri, quindi un intervento che insomma, si sta svolgendo in questi giorni quanto mai giusto e efficace. Per la proposta sull'area dell'ex zuccherificio presentato dall'ufficio urbanistica è arrivato anche il sì della giunta fanese. Ora che è stata approvata seguirà un evento pubblico, poi spetterà alle diverse realtà imprenditoriali decidere se investire sul progetto. La società Madonna Ponte in che modo dovrà essere coinvolta? Ma sicuramente nel percorso c'è il coinvolgimento anche della società. Non a caso noi abbiamo ipotizzato di chiudere questo percorso amministrativo con un accordo di programma. Cosa vuol dire un accordo di programma? Beh, vuol dire che enti pubblici e soggetto privato attuatore si mettono d'accordo. L'amministrazione comunale ha concluso anche l'iter burocratico per la ricostruzione dell'Hotel Vittoria. Ecco, oltre a quindi incrementare la recettività e la qualità della recettività turistica, si va a intervenire per una serie di opere pubbliche che abbiamo già descritto, insomma il potenziamento del parcheggio ex CIF, il collegamento del parcheggio ex CIF al lungomare Simonetti, il collegamento tra lungomare Simonetti e le spiagge di Gimarra con una nuova passerella che diventa percorribile anche da mezzi di soccorso. Dire dei tempi stretti da parte dell'amministrazione non si può, nel senso che è il soggetto privato che deve attuare questo intervento. Io credo che nell'interesse del soggetto privato di essere celere nel reperire gli strumenti finanziari per andare avanti e realizzare l'intervento.